Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Sono 60.191 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute di martedì 8 marzo 2022. Le vittime sono invece 184, 531.194 i tamponi effettuati, il tasso di positività è all'11,3%, sono 8.776 i ricoverati nei reparti ordinari, 592 quelli in terapia intensiva. In Puglia 6.026 i casi registrati, di cui 733 nel Tarantino, 20 le vittime, il tasso di positività al 26,3%. Si è arrestato il calo percentuale di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid negli ospedali pugliesi. Secondo il monitoraggio Agenas, nei reparti di medicina il tasso di occupazione è pari al 19%, stabile da ormai 5 giorni, mentre la media italiana è scesa al 13%. Anche nelle terapie intensive da 5 giorni l'occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid è stabile al 6%, in questo caso però in linea con la media nazionale. Non accettava la fine della loro relazione, così ha cominciato a perseguitarla e minacciarla. Infine le ha estorto con la forza la postpay e l'ha colpita con schiaffi e calci, facendole anche incendiare l'auto quando la donna ha provato ad allontanarsi da lui. È stato arrestato per questi reati un 35enne di Palagiano, denunciato dalla ex fidanzata, che ha trovato la forza di rivolgersi ai carabinieri dopo i gravi abusi subiti. L'uomo è ora nel carcere di Taranto in attesa dell'interrogatorio di garanzia da parte del GIP. Un'ennesima storia di violenza sulle donne dal nostro territorio. Un giovane tarantino di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri di Massafra per stalking, violenza sessuale e lesioni personali ai danni della ex compagna. L'uomo non accettava la fine della relazione e, sotto il pretesto di riconquistare la donna, ha messo in atto una serie di comportamenti persecutori sfociati in stalking, violenza sessuale avvenuta durante un incontro chiarificatore e aggravata dallo stato psichico alterato della donna, infine aggressione personale e minacce. La vittima, che si era rivolta anche ad un centro antiviolenza, ha trovato il coraggio di denunciare gli abusi ai carabinieri, che hanno raccolto gravi indizi contro il giovane. Il 27enne è ora ai domiciliari in attesa dell'interrogatorio di garanzia da parte del GIP di Taranto. Si è tenuto stamattina davanti al tribunale il presidio di USB Taranto per esprimere la propria solidarietà a Riccardo Cristello, operaio ex Ilva licenziato per un post su Facebook contro l'azienda durante la messa in onda della fiction Svegliati amore mio. Cristello era stato in seguito reintegrato, ma ArcelorMittal aveva presentato ricorso contro questa decisione. In aula si discute proprio sulla scelta della multinazionale franco-indiana di impugnare la sentenza. Siamo fiduciosi sul verdetto del giudice, insomma, spero che questa conclusione della prima udienza, che è avvenuta oggi, poi si tramuti in una sentenza in mio favore. Oggi il problema è che dobbiamo aspettare ancora massimo 10 giorni, perché i tempi tecnici sono questi, però spero che di qui a un paio di giorni, insomma, esca la sentenza che mi dia ragione su quello che è successo, insomma. Noi ci auguriamo che il giudice riconfermi la sentenza di primo grado, e non è solamente un valore, come dire, della causa in sé rispetto al reintegro di Riccardo, ma credo che sia un passo fondamentale anche nel ristabilire quel principio nazionale che vede tutti i lavoratori nel rispetto della nostra Costituzione, la libertà di espressione. È stato presentato nella serata di ieri al Teatro Orfeo di Taranto il libro della scrittrice Gabriella Nobile, Coprimi le spalle, quando lo scontro diventa incontro, un libro contro le discriminazioni e la violenza a sostegno dell'integrazione. L'incontro, promosso dalla Banca di San Marzano di San Giuseppe, ha visto la partecipazione, oltre che del presidente della BCC Emanuele Di Palma, anche dell'ex giudice di Mani Pulite Gerardo Colombo. Questo argomento, che è un argomento molto molto importante, no? Che è l'argomento della integrazione intesa non come arrivare a un conformismo, ma integrazione come riconoscimento delle differenze dell'altro e apprezzamento della differenza dell'altro, e cioè dell'attuazione effettiva e vera
della Costituzione, in particolare dell'articolo 3, che dice che tutte le persone sono degne tanto quanto le altre, ragion per cui le loro particolarità, che possono riguardare il genere, l'etnia, la religione, le opinioni politiche, la lingua, le condizioni personali e sociali, non possono essere causa di discriminazione. Cosa che in questo paese invece purtroppo continua spesso ad avvenire. La Direzione Regionale Musei della Puglia aderisce alla 18ª edizione della campagna di sensibilizzazione e comunicazione Mi illumino di meno, ideata da Caterpillar e sostenuta da Rai Radio 2, dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili. Per l'occasione le luci di castelli, musei e parchi archeologici facenti capo alla Direzione Musei della Puglia resteranno spente dalle 18 alle 18.05 di venerdì 11 marzo, un gesto simbolico in vista di un reale cambiamento delle abitudini quotidiane. Al centro dell'edizione di quest'anno, precisa una nota, il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante. Il mezzo di trasporto più rispettoso dell'ambiente è fondamentale per l'ossigeno restituito dalla flora. La Fiera Pessima di Manduria, giunta alla 279esima edizione, riapre i battenti tra mantenimento delle tradizioni e uno sguardo proiettato al futuro. All'inaugurazione di ieri, presenti il sindaco del comune ionico Gregorio Pecoraro, Monsignor Vincenzo Pisanello, vescovo di Oria, e l'assessore regionale all'agricoltura Donato Pentassuglia. La fase è complicata, ma noi non possiamo demordere perché ci sono grandi attività, grandi investimenti. È una grande opportunità di rilancio del post pandemia. Qualche preoccupazione di troppo la guerra, ma dobbiamo vivere il momento e prendere le contromisure per quello che possiamo fare e guardare avanti con maggiore speranza. Noi abbiamo vissuto momenti particolari, non solo quello pandemico, ma dei periodi precedenti di crisi ciclica dei sistemi economici e produttivi, quello delle guerre. Noi non ce lo auguravamo e non aspettavamo una guerra, purtroppo è arrivata con questa pazzia e follia che ci mette in grossissime difficoltà, ma questo non significa che non dobbiamo guardare alla vita delle comunità, delle persone che devono mangiare, vivere, sopravvivere e mettersi nella condizione di guardare al futuro con molto più interesse. 39 minuti per conquistare 3 punti. Nel recupero di Luigi Razza di Vibo Valencia, il Taranto deve fare di necessità virtù e cercare di ritrovare il successo in uno scontro diretto per la salvezza. Meno di un tempo a disposizione per la squadra di La Terza, che oltre agli infortunati Guastamacchia, Diaby, Mannè e Falcone, deve fare a meno anche di Pacilli, non convocato per la trasferta calabrese. Potrebbero esserci delle novità di formazione con il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1 per cercare di avere sin da subito maggiore spinta offensiva. In difesa potrebbe tornare Versienti a destra, anche se Riccardi contro il Foggia non è dispiaciuto. In alternativa l'ex triestina sarebbe confermato nella stessa posizione impiegata solo 3 giorni fa, con Zullo e Benassai al centro della difesa. Consueto ballottaggio invece tra Ferrara e De Maria. A centrocampo out Labriola, torna Civilleri. In attacco le novità: Di Gennaro trequartista centrale con Mastro Monaco e Santarpia sugli esterni a sostegno di Saraniti. Questa era l'ultima notizia dalla redazione di Cosmopolis Media. È tutto, al prossimo notiziario.